Le rane. Belle le rane. Hai mai leccato una rana? Aiutatemi. Rana. Sei una cazzo di rana. Rana. Aiutatemi. Rana. Sei una cazzo di rana. In compagnia di Rubino. Apriamo Discord perché oggi faremo domande scomode al Cerbero. Però ogni volta che facciamo domande scomode al Cerbero ne manca uno. Risposta obbligatoria. Con due B. Non che prima lo stai a scrivere con una B perché sono un analfabeta del cazzo. E entrate in Discord, qualsiasi domanda farete. Ma sta lì il microfono. È vero.
Stava in culo al mondo. È vero. Ragazzi, abbiamo avuto dei problemi tecnici, per questo il ritardo. Infatti ho ancora un po' di riso in mezzo ai denti. Ci sentivate un po' lontani, ragazzi. Ci sentivate ormai leggermente lontani perché il microfono stava nell'altra stanza. Ma perché è doppio? Siamo stati al sushi. Ci abbiamo messo più del previsto. Ma c'è già qualcuno, così almeno... Attenzione. Vabbè, questo c'è un nome un po'... C'è uno che c'ha come nome una svastica. Ed è il primo che entrerà. Beh, sì, perché sicuramente sarà un chi duro. È? Riccardo, via. Sarà sicuramente... Ma che fa? Vabbè, Riccardo, per cortesia. No. Dai, però, non me... Mettilo in un'altra stanza, zio. Ma che fa? Riccardo, smettila. Allora, il primo... Il primo è svastica. Sì, ma le vado pure a me. Comunque devi attivare l'audio desktop, se no è un casino. Esatto, vediamo un po'. Ha cambiato il nome. Top c'è. Ma comunque mi state cagando il cazzo a fare tutta sta cosa così. Pronto, stronzo, chi è? Salve. Salve, buonasera, dica. Domanda volevo fare una... pure una testa se vuole, ce l'ha? Una... Allora, una domanda a Flame. Il format di rimontare i video non è considerato freebooting? No. Perché? Perché non è freebooting. Freebooting è quando tu monetizzi... Grazie mille per il sub. Freebooting è quando tu monetizzi su un qualcosa senza aggiungere nulla, quindi sostituisci un prodotto dal mercato rimpiazzandolo con qualcosa di tuo. Tipo, se io dovessi ricaricare per intero una puntata di Dragon Ball, sto levando degli ascolti alla televisione, che sia giapponese, che trasmette Dragon Ball, perché lo sto trasmettendo io. Se io invece porto un prodotto che è diverso dall'originale, come può essere questo di questo format, come può essere quello che noi facciamo su YouTube, non è freebooting. Però rimontare i video è comunque togli testa di cazzo. Quando tu rimonti un video è come la gente che magari fa i remix. Allora, tu prendi una canzone e fai il remix in diretta. Cosa c'entra? Tu stai trasformando, si chiama opera trasformativa. Studia, butta fuori, allora, butta fuori dai coglioni, fuori dai coglioni. Il prossimo, Curti, vai. Stronzo. Curti, risponda. Curti, rispondi, fuori dai coglioni. Fuori. C'è una seconda posizione. Depensante. Pronto. Oh, parla, che cazzo, che te schiarisci la voce? Che devi fare? Che devi cantare? Parla. Fuori dai coglioni. Ma è sempre lui top cerbero. No, sono sub, devi far entrare. Abbonati, Ivan. Ivan? No. Sei sempre lui, no? È un altro lei. Ma lei è già entrato? No. Quindi, vai, vada, dici. Vada. Allora, prima una domanda al volo. Volevo chiedere le vostre canzoni preferite nella vostra playlist più intima? Non ho capito un cazzo, aspetta. Ma le nostre nazioni preferite? Non ho capito. Ho detto canzoni. Nella nostra playlist intima. Guarda, io ho viaggiato molte volte in Egitto. E devo dire che ci sono dei bei posti. Lei è mai stato in Egitto? E comunque impara a usare Premiere invece di Sony Vegas. Me lo dicono sempre tutti. No, ma c'ha ragione, perché Sony Vegas se fa schifo al cazzo, si arresta mentre lavori. Fa VJ 2K12. Ma cosa vuol dire le nostre playlist intime? Quelle dove... Quella là dove mettete Justin Bieber, che cazzo ne so. Ma intime che vuol dire? Oh, tutti hanno una playlist più... Cazzo ne so, più... Io ho una playlist, una. Mi scusi, può tacere un attimo. Alexa? Il tuo dispositivo è offline. Per connetterti... Non è possibile. Alexa, muta. Alexa, zitta. Grazie. Non sono connesso ad internet, quindi Alexa non posso soddisfare la... Allora, io in questo momento sto riscoprendo per bene i Beatles. Una cosa molto banale, ma che mi stanno dando un sacco di soddisfazioni. Top ispirazione nell'amare la naturalezza e la semplicità. Una cosa che Flame può sottoscrivere. Ogni giorno. Ascolto ogni giorno i Beatles. Ogni giorno della mia vita ascolto i Beatles.
Ok, grazie. Grazie mille. Lasciamo entrare, grazie Ivan. Bella, ciao, porco ciao! Dio. Dai, dai. Poi. Lasciamo entrare già, vai. No, aspetta, no, un dove vai? No, voglio spostare qua. Vabbè. Ok. Attesa abbonati. Fai entrare Angie, sicuramente è no, è qua, no, è qua, cioè gli abbonati, prima gli abbonati, vai. Mr. Fred Show. Fred. Fred. Buonasera. Ma che c'ha il microfono in culo, lei? Parli, dica, due domande rapide, una a Dudubbi e una a me. Ah, una domanda per Dudubbi. Vai. Ma la tua pensi che la tua conoscenza musicale ti abbia aiutato a rimorchiare in qualche occasione? Indirettamente o direttamente? Nella mia vita, ma forse una volta, ma cioè comunque no. No. Cioè, è un argomento di conversazione, no, per carità. Però non sono mai stato con una musicista, ad esempio. Poi la musica ovviamente piace a tutti, ognuno si sente critico de sto cazzo, questo è vero. Quindi è un ottimo icebreaker, però... Certo. Però no, mai proprio esclusivamente per la musica. Top icebreaker. Ah, ok. Avevo la stessa domanda sul cinema con Marra. Vabbè, ma per ma Flame volevo chiedere... vabbè, a me avrà una domanda... No, volevo chiedere a Flame quando arriverà il sito. Se il sito arriverà... Non ho capito, scusi. Il sito ufficiale del Cerbero. Ah, il sito ufficiale del Cerbero. Purtroppo ancora non lo sappiamo, perché ci sono un sacco di maniere burocratiche per fare con il sudi. Va bene. Che lei scommetto che conoscerà molto bene. Sicuramente, grazie mille. Arrivederci. Angie, come la canzone Angie, che sarà sicuramente un uomo. Angie, devi rispondere. Ti prendo a sculacciare. Risponda, Angie. Che è uscita. Ma che fa? Ma che dove fa cazzo esse? Vai? Dove va? L'abbiamo rimessa dentro. Rispondi. Angie. Non è che entri lì a fa bella sta statuina. Ma che c'ha? Ma che è una radio? Ogni tanto si attiva tipo. Dai, buttala fuori. Fuori. Buttala fuori a sta tro. Dai, metti, per cortesia. Sta trovatella. Metti Chromium. Chromium, parli, chi è? C'è? Ui! Salve. Quanti anni ha? Come cazzo ha fatto? Quanti anni ha? 12, ho fatto la foto con Tutubi. Ah, beh, allora sei un fan di Tutubi, come ogni persona della sua età saprà sicuramente vita, morte e no. Tutubi. Non mi segui veramente, è una farsa. Sei no, beh, è un fan di Tutubi, no? Ma lei scommetto che ha conosciuto il Cerbero grazie a Tutubi? Sì. Grazie a Rubino, e che mi può dare il suo PayPal dopo? Ci può fare il PayPal? Va bene. PayPal. Ci può fare due domande rapide, bambino? Io devo fare una domanda a Tutubi. Beh, certo, lei è fan di Tutubi, guardi se le deve fare a me. O mi sembra anche ovvio che la fa sentire. Faccia la domanda a Tutubi, vada, bimbo. Ma alla fine, sei ancora fidanzato con Elettra? Aspetta. Ha scritto uno. Aspetta. Prima ha detto a tavola perché mi hanno scritto. Mi fai rispondere a questa domanda, però... Prima di rispondere a questa domanda, ti devo fare una domanda. Sono un po' in difficoltà. Ti devo fare una domanda. Perché hai questo dubbio? Non la vedo più nei video, non la sento. Ah, ecco perché vuoi dire. Oddio, Borello, sei preoccupato del bimbo. Vabbè, comunque sono belle cose. È completo. Sono belle cose, aspetta. Sono belle cose che si preoccupano i bambini, no? Che cosa ci tengono? Che cosa hai detto ora? Scusami. Ti dovrebbe far bene sta cosa. No, non ho capito cosa ha detto Chromium. Che siamo dei bulli. Sono troppo un depe, mi dispiace. No, guarda, ti faccio vedere. No, vai che scherza. No, aspetta, ora ti rispondo, ma figurati, aspetta un attimo che sto tirando fuori. Dove cazzo sta? Mi sto sentendo male. Dov'è il mio archivio? È bellissima sta cosa. Ah, eccolo. Arriva? No, perché allora io ora sto tirando fuori delle prove fattuali. Questo è 5 giorni fa.
come cazzo ha fatto a siamo Elettra e io, no? Cioè, nel senso, qua stavamo... Cioè, questo è il mio Instagram, Simone Santoro, trattino basso, YFC. Siamo ancora insieme. Ti seguo. E allora, io ho messo le storie con Elettra 5 giorni fa, e stiamo ancora insieme, tutto a posto, e semplicemente deve studiare, che lei fa medicina, e quindi c'è un sacco da studiare, e non può apparire nelle live. Grazie mille, però, che ne ha una anche per me, oppure lei presumo che non mi conosca, no? Quindi... No, no, ti conosco. Ah, mi conosce. Hai una domanda anche per me? No. Mi spiace. Non ce l'ha per te, non sei interessante. Ho un altro pubblico. Grazie mille. Ciao, grazie, Grom, ciao. Gentilissimo. Comunque, ho scritto Simone top padre. Esatto, io sarò un top padre col mio carattere, poi. Pronto? Beggi? No, Beg. Deve mutare la live. Rispondi, lo sa. Beg. Adesso è in diretta. So che ci sta guardando, lo sento. È in diretta, Sto parlando con lei. Pronto? Okay. Eccolo. Muta la live, coglione! Ma perché sta a sfarfallare la web? Perché c'è me. Dopo aver aspettato mezz'ora è strano. Faccio la domanda! Ma stiamo in live da 16 minuti, di cui 4 tra countdown e sigla. Non dica dai, cazzate. Adesso che si è reso conto di cosa sta accadendo, faccia una domanda! Perché dovete bannare sempre io? Noi banniamo i clienti! No, noi paghiamo. E voi bannate, noi paghiamo e voi bannate. Ma siete dei censuratori. Ma lì, censori, come la Cina. Allora, Senti, lei, io sto per sbattere fuori. Lei è un poco di buono, partiamo da questo presupposto. E comunque noi bagniamo chi cazzo ci pare. Ecco, ti dico questo che sta mettendo queste emoji. Non sta scritto, da nessuna parte che il sub compra l'immunità. Ma è la stessa cosa che criticate a Twitch, che dite che vi tratta, che non vi tratta come dei lavoratori e a noi non ci trattate come dei clienti. Noi dopo un tot di tempo sbagniamo tutti. Noi sbagniamo tutti massimo dopo un giorno o due. Ora abbiamo 0 bannati. Come quindi taccia, lei non sa cosa dice. È la stessa feccia di chi mi dice sei uguale a chi critichi. Quella cosa? Ma chi? Ma dove? Ma quando? Il miglior canale Twitch del mondo. Io sono stato bannato per settimane. Almeno. Ci sarà stato un motivo, il prossimo! Facciamo parlare l'opposizione, Lei per cosa è stato bannato? Ma non sarà mai Omiadol. Non lo so. Ma vattela a culo! Omiadol! Non lo sa, così. Omiadol, che sarei sicuramente Omiadol, no? Sì. Prego, dica. Parli, stronzo, dica! Che c'ha da dire? Dica! Volevo chiedere... Sei omano, quanto è stupido Joker da 1 a 10? Non ho capito un cazzo, che ha detto? Quanto è stupido Joker da 1 a 10? Dai, no, questa è diffamazione. Questa è diffamazione, io non mi assumo le responsabilità di lei. È un villano. Non si offende, quindi io non mi assumo le responsabilità di quello che ha detto questo pezzo di merda. Ma scherzo, ovviamente. Lucia, Lucia. Metti Lucia. È una donna, sicuramente. Sposta in live. Lucia? Vi piace il Natale? No! Buttala fuori! Perché? Chi è sto scemo? Che cazzo è questo? Ah, c'era un'altra live, non l'hai mai vista. Quella con noi. Era un meme. Pronto? Ray Jackson. Oh, sono in diretta. Ma dai, parli, dica, dai. Dunque, parli. Salve, dai. Che è l'imitazione. Salve, dica. Zitto, faccio una domanda ora. Dunque, domanda. Parli. Non mi fate pressione, per carità di Dio, un attimo. Parli. Dunque, domanda! Faccio la domanda! Faccio un punto interrogativo! Non la virgola! Punto interrogativo! Dunque, quindi, no, ma siamo. Cioè, faccio la domanda! Fatemela fare! La domanda diretta deve fare! Di nuovo mi faccio innervosire, Ma sì, si calmi! Dunque, fuori dai la domanda! Fuori dai coglioni! Buonasera, ma chi è?
Ma sono bellissime queste live. Io sono dunque. Pronto, Saru. Uè, no, non ci credo. Mo, bravo, te mo inizia a crederci. E sbrigati pure a fa sta cazzo di domanda, dai. Qual è? Allora, dai. Allora. Guarda, già, ma lei ha visto come è andata a finire con quello che tra ato prima di lei. Già che mi parta con allora, faccio la domanda. Sì, allora, innanzitutto, ti piacciono i piedi puzzolenti o le mani puzzolenti? Ma questo è per Dudu. Ma è un trollino, questo qua è quel tipo di humor che non mi piace per niente. Fuori questa persona, via. Non mi... No, no, la prego, no. Faccio la domanda seria, allora. Ah, bene, è stato buttato fuori. Dai, facciamo entrare quello di dunque. Come chi era? Jax, dai. Un'altra questione. No, mo lo trattiamo bene. Scusa per prima, Dunque? Siamo... Dunque? Allora. Beh, la domanda! Scusate, è che sono emozionato. È la prima volta che mi capita e quindi insomma... Dai, che la capiamo. Insomma, dunque, allora... Ok, ora deve partire. Deve partire subito il periodo... interrogativo della domanda senza particelle. Generi musicali preferiti, l'ho detta. Quale? Che ha detto? Ripeta la domanda. Generi musicali preferiti. Hip hop. Però non è una domanda questa, tecnicamente. Non è una domanda scomoda. Non è scomoda, però vabbè, rispondiamo, dai, dopo non me ne veniva in mente una, scusate. Comunque apprezzo molto il vostro canale, apprezzo specialmente quello di YouTube, quello di Flame purtroppo non sono ancora iscritto, ma vaffanculo, va. Grazie, vabbè, grazie. Sei un uomo di gusto, grazie. Comunque, GMG musicale preferito non esiste, io ascolto la musica in quanto tale. No, aspetta, ti prego. Ci sta uno che si chiama Vanni Gio. Pronto? Risponda. Lasciamolo qui. Cos'è, un botto, sentito? Che fai? È caduto? Pronto? Sì. Sì, che? Faccia la domanda! Va bene, ma perché non scende... Una domanda, quando scendete giù da me e vi offro quei cannoloni giganti di una volta? Mi sta per caso dando dell'omosessuale? I cannoloni giganti se li infili... Non ho capito la domanda! Quando scendete giù? Quando scendete giù, ma dove? Ma che ha citofonato. Guarda, ma che sta sotto casa mia? Guarda, io la querelo, Ma scenda giù dove, idiota? Ma che cazzo sta di dove? Io non sono un idiota. Allora, è uno stupido idiota. Dove devo scendere giù? Che sta qua sotto casa mia? Io la querelo all'autorità giudiziaria. Vi sto invitando con gentilezza. Passare una giornata, una notte da me. Ma lei che sa che non sta capendo ma dove? I nostri orientamenti, qua c'è un equivoco. A noi piacciono le donne. Ma che dice sta questa persona? E gli uomini vestiti da donna. Ma che dice sta persona? Non ho capito. Ma in che senso una notte da lei? Vi invito a visitare il mio paesino, la mia Sicilia, l'angolo. E che è un paesino, ma la Sicilia, mi scusi, Sicilia, che lei con la geografia. Ma sai che lei con la geografia non ci capisce molto, se lo faccia dire. Come no? Io sono nella provincia di Trapani, provincia Gesta. A me fa molto piacere, quindi grazie mille per il suo intervento. Andiamo avanti, la prossima persona che... Meme volante, vai. Due. Vai. Lui? Sposta io. Meme volante. Vai, meme volante, dica. Pronto? Dai, questo è un altro simpaticone. Va bene, vai, fa la battuta, fa la domanda. Dai. Quanti brufoli hai da 1 a 10? 0. Allora, dai, fa sta domanda. Dai. Chi è il personaggio di Twitch che vedete di più? Odiate. Che vedete o odiate? Non ho capito. Odiate, che fa schifo. Ma lei dà per scontato che noi perdiamo tempo come voi su Twitch. Noi ci lavoriamo e appena abbiamo finito la live stacchiamo tutto. Io non odio nessuno su Twitch, francamente. Odio lei, meme volante. Odio te. Vabbè, vedo 5 euro al mese, però me odio, vabbè. E sti cazzi, non li dare più. Fuori questa persona. No, l'elemosina. E a me non mi frega un cazzo. Che vuoi comprare l'amore? Non si compra. Ma va a cagare. Ma che è, fanculo. Però poi sono entrati dei sub, che non è lui. Gregan.
È una donna? Si è mutato? Si è mutato? Parli. Pronto? Scusate, ho sbagliato. Salve, lei è abbonato al Cerbero. Sì, sono abbonato al Cerbero. Olè, dai, faccia sta domanda. Ci faccio la domanda. Avete sentito delle ultime notizie sullo svapo in America? No. Che lo vogliono bannare. Vogliono bannare lo svapo in America perché? Dice che dicono che fa male, uccide le persone. Sì. Ah, sì? Sì. No. Questa non credo sia una domanda scomoda. Ci può porgere una domanda scomoda? Io non sono un fumatore, quindi non me ne frega un cazzo. Sempre se la tiene, ce l'ha. Le vostre ragazze attuali, sì, sono le più belle che avete avuto? Cioè, ce l'ho qua vicino, quindi è anche rischioso per me rispondere a questa domanda. La bellezza è soggettiva e non è l'unico canone che può, diciamo, descrivere una relazione. Senza ombra di dubbio è la ragazza con la quale sono stato più bello. Non vale. È la mia relazione più lunga. No, sinceramente. È la verità. È la mia relazione più lunga, quindi ci sarà un motivo. Ci sto benissimo, l'amo e per me va bene questo. Te la trovo bellissima, se no non penso che a quest'ora te non stava qua. La mia relazione attuale è la relazione più bella che abbia mai avuto. Se che la bellezza va, è vale questo. Poi sono stato con Simone, c'è qualcuno che dissente, credo. Non è il mio. Ah no, c'è qualcuno che non è d'accordo con me. Ma che è te sta scriva buffo così? Quando squilla così è qualcuno che mi sta chiamando su WhatsApp ed è Marra. Che vuole Marra? Marra si è dentro. Ma hai risposto? Chiama Marra. Vabbè, intanto posso scommettere perché ci sta chiamando? Perché? Qualche sub si è lamentato con lui. 100%. Non lo so. Non 100%. Togliamoci sta curiosità. 60%. Io non sono come voi che non mi rispondete quando state in live. Oh, sì. Oh, siamo in live, eh? Stai con viva voce. Che è successo? Ah, ok. Greve, è molto andata la live. E stisci tu. Ma ha fatto venire ansia. E che è successo? Ho detto pure a me, oh. Ah, eh? Cosa? Ridillo che c'è Simone che sente. Sì, sentiamo io e lui. Sto vicino. Lo so. È un falso problema. Top dai. Pavido! Quindi, vabbè, la domanda scomoda, grazie mille, grazie, te la rimetto qua sotto. Vediamo Wild un po'. Shell, Wild Green Shell. Genui. Che? Wild Shell. Wild Shell è un altro sub del Cerbero Podcast, perché chi è sub, oltre ad entrare su Discord come fanno tutti, può anche entrare, come si chiama, in una categoria, diciamo, più di spicco. Era un attimo assentato mentalmente. Wild Shell, vai. Vabbè. Allora, sì, la mia domanda era, secondo voi, per quanto quanto potrebbe sopravvivere il Cerbero? E prima o poi, secondo voi, potrebbe, diciamo, chiudere e morire? Ma secondo me no. Secondo me no. Magari okay. Chiude l'azienda dove lavora tuo padre, guarda. E andate in mezza strada, proprio. Butta fuori questa persona. Ma dai, una domanda scomoda, vada, ma solo perché sa, non di non per nulla. Allora, io l'avrei, più che domanda, una critica a Dudubi. Certo. Prego. Certo. Allora, praticamente, scusa un attimo. No, comprendiamo l'emozione. Allora, quando voi facete, quando voi fate live serie, consiglierei a YouTube fare di non dire cose scomode, ecco, perché non ce la faccio, scusate. No, ragazzi, aspetta. YouTube sta ridendo. Stia calmo. Allora, adesso lei faccia un respiro profondo e riformuli la domanda da capo. Ok, e le chiedo solamente di alzare leggermente il microfono e di riformulare la domanda. Sì, non posso, dovrei andare a mixare il volume. No, vabbè, no, non si preoccupi, ma anche con questo volume. Io la alzo qua chirurgicamente dal mixer. Vada, rifaccia la domanda.
Allora, io consiglio di YouTube fa cagare, YouTube fa cagare, sì. Di non, quando fai live serie, sì. Di non diciamo esprimere le sue opinioni troppo estreme, perché tipo di insultare, ma non perché sì, sbagliato, sì. Perché alla fine ci vuole un po' di collegare le live, ma lasci tipo alle femministe quella opportunità di criticarlo sopra. Cioè, non so se... Ok. Allora? Oh, a me fa molto piacere che lei ci rivolga delle critiche. Ne ha una anche per me? No. No. Sforzi, provi, provi. Ma mi stai percolando? Eh? Mi stai percolando? No, io le ho fatto semplicemente una domanda. Dico, si sforzi a dare anche su di me una critica o una domanda. Non lo so, pure tu dovresti limitarti un po' con le bestemmie e gli insulti quando sono fuori luogo, tutto qui, non lo so. Io? Ma io non... Vabbè, comunque grazie mille, grazie mille. Sì, metto qua sotto. Sono troppo eccitato e scombinato. No, ma ci manchi, ci manchi, ma comprendo l'emozione. Grazie mille per l'intervento. Uè, ragazzi, scusa. Ma vattene, vaffanculo! Ma adesso paura, stronzo, dimmi! Allora, ma abbassa il volume, che c'è, Gabriele? Togli un colpo. Aspetta, mi muto un attimo. Vai, ora va bene, vai, dici. All'improvviso, un'esplosione, Dici, parla. Il basso volume, ve dico, intanto spostate una... Vai, fa entrare Alessas, per me è in Natale. Oh, No, sta tra gli abbonati, stanno entrando adesso. Alessas, che è un altro o un'altra abbonato, abbonata, chi è? Sono io. È lei, e mi fa piacere. Meno male che non è qualcun altro, ci dica la domanda. Niente, volevo solamente dire... Crevezzi. Cringe. È uscito, cringe. Ok, forse adesso il microfono è accettato. Dici, Gabriele. Allora, c'è un problema. Visto che siete stati bannati, c'è l'autenticazione di Twitch su Discord che è saltata, quindi gli abbonati non vengono messi a... E quindi queste persone che entrano qua non sono abbonate? Erano già abbonate prima del ban. Ah, ok. Quelli i nuovi abbonati che si sono uniti alla sua server. Ok, non quindi... Vabbè, lo risolveremo per poi. Per risolvere deve Simone dal suo account Discord riassociare Twitch. Ok, grazie mille, Gabriele, grazie mille. Lo faremo. Allora, vediamo un po'. Dai, qualcuno... C'è sta Mr. Reset. Il trapanatore, no, aspetta, io sai che appena leggo qualcuno... Trapanatore? Sto col ditino sul muro. Cioè, Claudia dice, siete cambiati. Claudia, entra su Discord e ne parliamo. Del cambiamento. Il trapanatore. Certo. No, è uscito. No, sta qua. No. Trapanatore, risponda. Via. Poi Ivan, no, già l'abbiamo chiamato. Jekyll, dottore. Dottor Jekyll, vai. Dottore. Ok, la mia domanda è, da quando voi avete una relazione stabile... vi sembra più appagante di quando stavate con una ragazza così a caso? Una troia, lo può dire, eh? Più appagante. Una troia. Una zoccola. Vuole essere garbato. No, vabbè, comunque, ma lei dottore, può lei... tutto, dottore. Lei ormai è un ospite fisso qua in questo posto. Vabbè, non così fisso, che non mi sembra il caso di pigliarmi più di una volta, mi sembra un po' inappropriato. No, a me fa sempre piacere sentirla, dottore. Comunque le posso rispondere. Che dipende sempre dalla relazione quanto intriga nel prato, perché la relazione non si sa mai se va o se viene, non so se a lei le è mai capitato. Sì. Sì, quando? Non ho capito. Dico, a lei le è mai capitato con una relazione, sai, che uno magari poi se lo aspetta, però poi non sa mai se ritorna. Non ho mai avuto una relazione. Non ha mai avuto una relazione lei, ma se nel caso poi... La sua ex... Ma quanti anni ha lei? Aspetta. Quanti anni ha? 18. Dico, ma se poi nel caso, se poi la sua ex glielo palesi, lei che cosa farebbe? Beh, diciamo che se è vero amore, io pure la lascerei andare, cioè non voglio costringere a amarmi per se lei non mi ha. Ma lei è un poeta, dottore, ma ha qualche altra domanda? Ma quella è la domanda.
No, ma io voglio rispondere, rispondi solo tu. Ah beh, è vero, scusi, mi sono scordato. No, vabbè, in realtà non... Preferivi più una zoccola per Elettra? Non ho, cioè, non, nella mia vita non è che ho mai avuto quella fase delle zoccole. Ho sempre avuto la cognizione da... Ho sempre cercato una relazione, ecco, mettiamola così. Ci sono state degli incontri che come sono stati roba fugace. Ma nella mia testa, cioè, non era il mio intento. È stata fugace per varie circostanze. Però non era mio intento fare solo la classica botta e via. Nemmeno la, nemmeno la concepisco. Nuovo sub. Eh? Nuovo sub. Non ho capito, dottore. Dottore, non ho capito. E sabato uno nuovo. Ah, sì, me ne accorgo. Meno male che c'è lei, dottore, che ci, che ci aggiorna. Comunque, ragazzi, scusate, io adesso sono andato a dormire, scusate per... No, non si preoccupi, dottore, grazie. Arrivederci. Può andare. Mi potete salutare, Mara. Prossima live, è sempre un piacere parlare con lei, dottore, grazie mille. Selene, vai. Nomo, sicuro. Selene? Ah, aspetta, devo mutare la live, che disastro! Ma sei Selene, quella famosa? Ma certo! Quella famosa, allora ciao Selene! Da un milione di iscritti, è lei? Ma io conosco la Selene, sarà lei! Come stai, Flame? Bene! La conosciamo, eh? Non so chi sia! Come no? Ma come? Flame, tempi di capo da bastone! Ah, vedi, sì, come no! Allora mi aspetto una domanda scomoda, visto che ci conosce da quando abbiamo aperto il canale, praticamente. Domanda scomodissima. Simone. Ecco. Devo so cazzi, vai. Dimmi, Selene. Ieri stavo riguardando, per un certo senso di malinconia, il video che avevi fatto su Mr. Hyde, su tutta la questione della Blue Whale, no? Sì. E avevi rifatto quella canzone alla fine, che è una canzone bellissima, ma... Porca puttana, non lo potevi montare meglio il video? Non l'ho montato io, ma il video in generale... Ah, è vero, l'ho montato... Il video musicale c'è pure scritto, montaggio di Chad. Cazzo, e tra l'altro, Chad mi mandò il video musicale montato, che era ancor meno montato del prodotto finale. È vero che ma tu perché non le metti su Spotify ste perle? No, metto... Cioè, le cose che faccio in casa, non lo so, c'ho un po' una remore nel metterle su Spotify. Tipo quando ho registrato in studio Ginevra l'ho messa. Ma le cose che faccio in casa, pure la sigla del Cerbero, mi dicono di metterla su Spotify, ma ho troppo rispetto per l'arte della realizzazione di canzoni per mettere robe che ho fatto con l'iMac de merda. Ma fregatene, ma c'è gente che mette le scorregge a momenti su Spotify. Lo so, però l'importante è che ora con i Futurio faremo un sacco di robe, andranno tutte su Spotify, tra anche la sigla del Cerbero. Bravo. Grazie. Almeno così mi posso ascoltare qualcosa in automobile. E mettete anche il Cerbero Podcast, caspita. Assolutamente. Ma certo. Comunque sei ufficialmente invitata al Cerbero Podcast. Ho capito, ma cari, io sono in Svizzera, come quando è che... Allora goditi il tuo paradiso fiscale, non rompere i coglioni a noi. Dai, che c'è una domanda pure per me. 7% schifosi. Dai, c'hai una domanda pure per me, scomoda. Ma sai che il problema è che le domande scomode per te mi vengono in mente quando non fai le live, quindi... Ma come? Dai, sforzati che sono curioso, avrai qualche cosa che ho fatto nel corso degli anni, dai, qualcosa che mi metta in difficoltà, anche se con me è difficilissimo, ovviamente, no? Chi può metterti in difficoltà? Mettere in difficoltà a me è pressoché fantascientifico. Ma mi prendi in castagna, Flame, non c'ho niente contro di te in questo momento. Lo so. Grazie. Però ero più passata per un saluto, dai. Grazie mille, ciao Selene, ciao. Poi, sono entrati questi, Mister, guarda un po' qualcuno Reset. Che non è entrato. Vabbè, Mister Reset, che non lo facciamo? Ma, non spostatemi nella stanza staffa le persone, per favore. Ma è messo infatti nella stanza staffa. Chi era, Gabriele? Ma era Gabriele. Ah, Mister Reset. Mister Reset. Ciao ragazzi, grazie alle voci in culo. Top, sì. C'hai Achille Lauro in culo, c'hai. C'hai l'ottave. Achille Lauro in culo ti sei messo. Ma stiamo andando in pubblicità? No. Stiamo andando a Marra? Sicuro.
Come cazzo ha fatto entrare? È un octaver. Comunque, ragazzi, una domanda. Era un octaver! Che è successo? Il cesso era. Non ho capito. No, che è successo, detto. Vuoi rispondere se era un octaver o meno? Non ti saprei dire, perché comunque sto usando un'applicazione che viene usata per le live, normalmente. Le live? Sì, è un programma che poi vi passo. Te l'avevo detto, Flame, come si chiama? No. Che me l'avevi chiesto tu? Sì. L'ho scritto in chat privata che mi chiedevi... Ah, non ho letto, allora. E poi mandamelo su Instagram, poi, che voglio fare qualche troll, poi magari. Sì, sì, ma ti diverti come un pazzo. Hai la domanda scomoda! Sì, una domanda. Come fossero... i denti senza giocatori. Fuori dai coglioni. Sì, simpaticoni. Guarda quanti ce ne Frost stanno. 99, che Frost è un nome, mo ce lo dico a lui. Frost. Jack Frost. Un anno con il Cerbero, che dire, sublime. Dai. Sublime, grazie. Rai, grazie Dago, mille. Ciao, Re. È uscito. C'è Claudia. Dove è Claudia? No, vedi se c'è. Claudia, invece di dire di diffamarci in chat, perché live, perché si è diffamato? Che ha detto Claudia? Siete cambiati. Pure io avrei ma è un meme. Una cosa su Claudia. Ma è un meme. Ah, pure Anna ha una cosa da dire su Claudia, sì, capito, sì, Claudia? Però almeno se entra lo posso dire. Ma cosa? Allora. Chi è? Chi ha fatto entrare? Il Buonasera! Iniziamo bene. Mi piace, lei già che entra così, mi piace, lo sa che io amo i troll. Mi faccia parlare, per cortesia. Posso parlare? No, devo mettere sempre il ditino sul muto, no? Devo stare attento. Dica. Posso parlare? Qual è il dialetto che più odiate in Italia? No, perché a me i napoletani mi fanno cagare al cazzo. Io non li sopporto. muta io questa persona. Io non li sopporto. Mutalo. Vabbè. Non c'è... No, tu ci fai bannare. Guarda, io mi dissocio da quello che è stato appena... Inadetto. Ci dissociamo da queste parole venute contro la nostra volontà. Io non sono per niente d'accordo e sono anche arrabbiato con quello che lei ha appena detto. Ma non si preoccupi, io stavo leggendo su internet. Sì, alla buaia, esce, per favore. No, ma rispondiamo. Gli ha detto che non ci piace. No, che io non ce l'ho, perché io amo tutto il mondo. No. Ma Flame, ma vaffanculo. Ma vattene a fanculo, a stronzo. Ma come ti permetti? No, è simpatico. Testa di cazzo. Vabbè, è simpatico. No, vabbè, devi metterlo dentro. Dai, faccio questa domanda. Era questa la domanda. Io magari cringio con quelli che parlano in siciliano stretto. Oppure no, in calabrese stretto. Ma tutto No, però non lo so fare. Quelli che sembra che c'hanno sempre il naso tappato. Sì. Vabbè, e te Flame, dimmi un po', qual è il tuo? Ma io non so, a me magari quando non capisco un cazzo, però a me quelli che mi piacciono di più è il napoletano e il... Devi dire ti piace di meno. E il toscano, sono quelli che mi fanno più ride. Quello che mi piace di meno, forse posso essere tipo il veneto, però ci stanno pure delle eccezioni, per esempio il masseo mi fa morire. Però c'è sta Zagato, per esempio, che mamma mia, da prendere a staffilate. Però... Tu non capisci proprio un cazzo. Ma vaffanculo, va stronzo. Vabbè, ma sì, perché è la via più facile per buttarli fuori. Vai. Mariuzzo! Non mettermeli nello staff. Mariuzzo, rispondi. Eccolo. Buonasera. Diga. Buonasera. Allora, voglio fare una domanda a Tutubi. Ma io sono inutile, una persona è inutile. Prego. Lo stronzo qua, cioè. Dica. Con la tua canzone Morto, cosa pensavi di farne? La sto fare provando. Qualcosa con la band. La sto provando con la band, esce bene, anche se un semitono sotto, perché sono un faggot. È uscito, zio, inutile. È uscito. Ma non so perché. La stiamo a fare con i futuri, verrà suonata Morto. Verrà suonata nei concerti e potete fare verrà suonata nei concerti che farò in tutta Italia, rimanete sintonizzati, ragazzi. Questa persona sarà sicuramente è uscita. Questo qua so sub PD, questo qua che mette PD sarà un votatore. No, l'ho già Luigi Di Paia, appunto. Chi dei tre guadagna di più?
In che senso? Col Cerbero o in generale? Comunque mi piace. In generale. Sa, giochiamo io e Gianluca. Ma non è vero. E io allora? Se dici che non è vero. Penso. C'ho più iscritti, uno fa pure 2 più 2. Ma sì. Quanto c'è mo su YouTube l'ultimo mese? Cioè, le entrate? Le entrate di YouTube sono il 5% di quello che mi sono messo in tasca io di questo mese, Con Twitch? No, con tutti i soldi che ho preso in generale. Le entrate di YouTube sono a merda sto mese. Io ho fatto 2 video. Se è vero quello che mi hai detto tu, io sto 4 volte quello che sta a fare te. Come cazzo su YouTube? Hai detto poco. Minchia, certo. Però è un caso. Dubbi ricco sfondato. Allora, tanto fiscalmente stiamo a posto. Da questo mese. No, io da sempre sto a posto fiscalmente. Comunque, grazie mille per la domanda. Ne ha un'altra. Sto dicendo, da questo mese siamo ultimamente a posto. Sì, sì. Posso? Noi paghiamo le tutte, no? Dai, che ce l'ha un'altra domanda, voi, lei, che è entrato rapido, mi piace, vada. Non fa successo quanto voi. Non ho capito. Perché Rubino non fa lo stesso vostro successo, i stessi numeri, stessi anche soldi sicuramente. Perché mi guardi a me? Guarda, oggi abbiamo avuto più dubbi, una discussione con Rubino su una chat, su un gruppo WhatsApp con molte persone dentro, purtroppo con amici e colleghi. Si parlava di questo, per l'appunto. Io spesso mi attacco con Rubino perché io ho un carattere che non mi permette di tenermi le cose dentro. C'è chi apprezza questa mia dote, questa mia caratteristica, e chi invece non la sopporta. Fate 2 più 2. Io non riesco a non dire le cose, a non essere schietto, però... Secondo me Rubino poteva avere molti Se di una persona non me ne frega un cazzo, la ignoro. Se mi frega di una persona, dico tutto. Però se poi il mio dire tutto è anche molto critico, ci sarà un motivo. Secondo me Rubino sta gestendo il suo lavoro nella maniera sbagliata. Per questo non sta a crescere così tanto, secondo me. Perché lui fa ridere, capito? Ce l'ha il suo potenziale, la sua comicità. Secondo me dovrebbe concentrarsi a fare cose un po' diverse. Ma è una cosa che ho sempre detto a lui, come ho sempre detto in pubblico. Soprattutto quando mi fanno domande, io rispondo diciamo sempre seriamente. Del potenziale vero di Rubino esce il 10%. Ho sempre constatato che il vero Rubino c'è più paradossalmente quando sta nel mio canale che quando sta nel suo. Certo. Rubino, se tu lo vedi nei miei video, te fa morire. Perché ha gestito in una certa maniera, capito? Pure io, le poche volte che l'ho inserito nel mio canale, ritengo di averlo sfruttato bene. 9 volte su 10 nel canale tuo, poraccio, te l'hai trattato da pagliaccetto. Una volta tutto nudo con una busta della monnezza. E mica l'ho costretto. Una volta E mica gli ho puntato una pistola alla testa. No, però per dire, cioè nel mio già c'è più il valore di Rubino. Nel tuo... già è stato visto è un più come un pagliaccetto su come appartiene. Secondo me Rubino è adatto a fare il pagliaccetto, non c'è nulla di male. Guarda un Jonah Hill. Secondo me no. Che fa ridere il physique du roll del rotondeo. E si sfrutta quello per far ridere. Chi? Vabbè, ma comunque l'attore pure per... ma pure un attimo per la cosa che c'è verso te stesso. Cioè io per esempio non mi metterei mai a far pagliaccio a petto nudo. Io sì. O a far... Io sul mio canale mi metto in ridicolo. Se uno viene sul mio canale si deve aspettare di fare almeno come me. Io sono messo in mutande, faccio facce brutte, faccio... Sì, quello sì, però Rubino non ha il carattere per fare queste cose, capito? Ho capito il carattere, questo è show business. Cara mia, 17 per lui sarebbe, conoscendolo, per lui sarebbe tipo un'umiliazione. Ma se l'ha fatto col sorriso sulle labbra. Ma quando? E mo non è che dopo devi romper cazzo. Quando? Quando ha fatto Trashman. Vabbè, ma là sta era inizio. E quando ha fatto pure c'aveva più motivi per farlo. Infatti quando abbiamo fatto The Zappo mica l'ho messo in ridicolo. Io ho fatto fare Romanaccio. Gli ho fatto dire che non pinera. E ho detto poi corri. Gli ho detto fa ridere solo così. Gli ho detto fai tipo il giocoliere con le pale. Tutto io gli ho detto. Diamo potere
Perché io comprendo il potenziale di Rubino. Io sto dicendo questo. Diamo potere di battere a Rubino. Capito. In tutto questo c'è ancora... Ah, ma c'è ancora Luigi. C'è ancora... Sì, ci sto ancora io, sì. Ah, ma stia. Questa è la segreteria. Chiamiamo Rubino in diretta. Vai. Lei adesso... Non è possibile chiamare Rubino. Vabbè, grazie mille per le domande. Te la metto nella stanza... Nella stanza che si chiama non qua Flame, perché non vogliono che io metta qualcuno all'interno. Lei adesso entrerà lì, appena entra dovrà urlare, ok? Va bene. Entrerò anche io con lei. Ando. Regà. Salve, sono Rocco Siffredi. Ma vaffanculo. Non ha urlato. Non ha urlato, mi ha deluso. Metti una ragazza. Bello, trovala. Mi ispira questo, va, Space Gear. Space Gear, ma questo qua sarà un... Space Gear! Sarà un nerdone questo. Ciao belli! Ciao bello! Facci la domanda. Quanto sei nerd da 1 a 10? Ma perché te fai ragazzi tua? Tanta risposta, bravo, questo qua mi piace. Ma sei tu che ti chiami Space romano. Gear, ma... Sei pure romano. Ah, coglione, sei tu che ti chiami Space Gear, sarai un batuffolo. Vabbè, aspetta di casa Monica fuori a Cerbero House, non ti preoccupare. Le faccio una querela. Lui non me la... Chiamo, Simone Zitto. Dai, fai questa la domanda scomoda. La mia arma sono le querele. Dai, fai questa domanda scomoda, dai. Avete mai avuto il dubbio di aver contratto una malattia venerea? Una volta sì. No. Tu sì? Tu sì, caro mio batuffolo. Sì, con una sega, porco Dio. Hanno tagliato il senso. Che cazzo è? Dai, un'altra domanda, dai. Che a te ti vedo bello sveglio, ti vedo, dai. Un'altra domanda è: perché repostate ogni merda in cui vi taggano su Instagram? Io non lo faccio mai. Io non lo faccio. Stanno... Diffamatore! Bugiardo! Io non lo faccio mai. Te lo fa Marra, lo fa Dutubi. Io non lo faccio mai. Io non ho incolpato nessuno. Io ho detto sull'Instagram del Cerbero. Poi che cazzo ne so chi la mette. Marra. Ma è palesemente Marra. Arra style tutto il tempo sui social. Io sono tipo anti-social praticamente. Io già è tanto che gestisco il mio profilo. Infatti, se vai a vedere non troverai una storia. Perché non ne ho fatte. È Marra che sta sempre lì sul cioè, ma ringraziando Dio. Se no, era un profilo morto. Se era per noi. Quindi, grazie Marra per la gestione dell'Instagram. Quindi secondo te, Marra. Qual è l'errore di Marra, quindi secondo te, che ti potrà rispondere anche in chat? Boh, del tipo, se lui in live dice per 2 secondi che ha visto un film, tipo, su Instagram iniziano a taggarlo quando guardano quel film. Cioè, boh, non c'ha senso, però va bene. Quindi... Niente, porco Dio. Grazie mille. Molto fine ed educato. Poi io, mi dà un fastidio cane chi bestemmia. Allora. Just dodge it. Pronto. Just dodge it. Chi è? E chi è sto cazzo? Chi è? Alza là. Chi è? Aua, belli. Ah. Ma chi è? Drogato. Ma che... Oh, senti un po'. Allora, innanzitutto... Ma innanzitutto, zitto! Fai la domanda! Che cazzo vuol dire? Allora, io faccio questa domanda. Devi fare la domanda, la live, devi fare domande. Ma te sembri simpatico, però. Ma sei te che entri nel nostro Discord? Avaciolo! Atrucido, è arrivato questo, no, questo qua. Atrucido, fa sta domanda, Atrucido. Ma fra, non te casà, cioè, sta tranquillo. Fai questa domanda che vedi sbatto fuori. Afra, c'hai 30 anni e stai a ridere come impazzo. C'hai 30 anni, chi c'ha 30 anni non può ride, zi. Senti un po', invece di ridere. Vai. Un attimo, serio. Ma come mai al Games Week non ti ha riconosciuto nessuno, Mr. Flame? Ma ho fatto 3 miliardi di foto. Avrà le foto con le persone che non c'hanno manco la patente di guida, non valgo, che i minorenni non si possono considerare fan. Ma tu eri presente alla fiera? Ma certo, lei è un fenomeno. Stavo là dietro di te. Certo.
Lei era sicuramente... Senti, parlando seriamente, sto scherzando. Certo. Mi piacete come gruppo, non sto scherzando, però... No, ma che c'entra che le piaccio? Lei sta parlando di un fatto dove non era presente. Ma stavo scherzando, non te la prendo. Ma pensa che io sono offeso? No, no, non sto a pensare che sei offeso, però il fatto che tu mi ridi in faccia mentre te sto a parlare... Beh, mi fa un attimo capire che... Ma guarda che... Ma lei è un boss. Il fatto che è un boss. Caro mio piccolo idiota, il fatto che lei mi ha fatto ridere è un merito, non è un demerito, eh? No, no, guarda, ridere insieme a voi è una cosa, ma voi state a ridere di me è un'altra cosa. Scusa, stava a ridere per come... Ma lei cosa si aspetta in questa live? Ma pure se fosse, io ho una domanda per lei. Certo. Ma chi te se incula? Fuori dai coglioni. Cioè entra, Paco. Vuole far matto con questa voce da invasato. Sì, dai, sì, quelli che tempo ti sposta in, ma vaffanculo. Eccolo, allora, ti consideri cicciona o con le ossa grosse, Flame? Non ho capito. Ti consideri ciccione o con le ossa grosse? Ora, io mi considero con un fisico proprio scultoreo. Se lei insinua che io sono un ciccione, lei sarà già arrestato in questo momento. No, domanda seria invece, quanti soldi vi fate di netto al mese tra YouTube e Twitch? Rispondete onesto oppure andate a vaffanculo. Ma te già che parli così, brutto, testa di cazzo! Io parlo come voglio! Coglione! Testa di cazzo! Stronzo! Stronzo! Fuori dai coglioni! Ma tutti i romani sono! Ma tutti i romani siete! Saranno sicuramente tuoi fan! Miei! Così buzzurri, ignoranti, truci! Hanno preso da me sicuramente! Saranno sicuramente tuoi fan! Che da piccolo mi criticavano che non parlavo abbastanza. Pronto! Mo, da quando conosco te sto parlando più in romano. Io da quando conosco te sto... Ho una critica. Subito. Sono meglio subito di voi, vabbè, questo qua è... In pronto? Locale, È pure sub. Ed è pure sub lei, quindi si figuri... Dica. Io mi volevo chiedere, no? Ma... No, mi è piaciuto il primo urlo, era molto da Santa's Dead di 50 Frank, giusto? Certo che sì! Lui fa... Aaah! Io l'ho riconosciuto, la citazione. Ma chi cazzo sta entrando oggi? Già ce l'hai, però... Cioè, il più intelligente c'ha i cromosomi... Dai, va, pronto! No, non c'è questo... Non c'è, via. Gli butto tutti là. Biscottone, vai tra biscottone. Andrea Sid. No, biscottone. In chat, però, Biscottone. Non ricordo come il nome. Biscottone. Allo? Dai, dica. Bella per voi. Allora, io ho una domanda un po' particolare. Sarà arrivato solamente delle domande normali, quindi sarò stupito. Allora, io volevo sapere, riguardo al ban, ok? Sì. Nel momento in cui praticamente Marra ha messo delle storie in cui diceva che c'erano determinate persone che si sapevano che c'entravano in qualche modo, cioè come posso dire, erano intuibili, certo. Io volevo chiedere se la Sabri Gamer, Anima, tutta quella cricca là c'entrasse qualcosa col ban. No. Anche... No. È altra gente che fa parte di Twitch, circuito di streamer, ma ovviamente non possiamo fare nomi. Okay. No, io neanche li so, quindi... loro non mi sembra di averli visti su Twitch. Ma io neanche li so questi nomi, quindi li sapranno loro due. Ci sono gruppi Telegram con vari streamer rosiconi che vogliono buttare giù i canali non gaming, perché come quello nostro, come Omiadol, li minacciamo troppo. Togliamo il pubblico a questi dinosauri che stanno a fa gaming da 2000 anni che non accettano che le piattaforme cambiano. Però mo Twitch si è spostato su altro, cioè da quello che ho letto io il gaming non è più quello su cui Twitch vuole puntare. E appunto non so questi qui rosicano e per limitare la loro perdita di pubblico segnalano i canali non gaming e ci hanno segnalato in massa. Mo noi con le precauzioni che stiamo prendendo ora sarà virtualmente impossibile risegnalarci. Sempre per avere tempo, perché io con tutte le ore che passo in palestra non c'ho mai un attimo di tempo libero.
Quindi insomma. Un po' di certo che il video del merda che ci devono avere. Porca troia, va bene. Grazie. Ancora. Grazie, grazie il biscottone. Poi Andrea Sid, che c'è anche il beep, ricordo, ma perché chi è? Sì. Andrea. Andrea, parli. C'ha l'audio disattivato. C'ha l'audio disattivato, Andrea Sid, che stai pure in chat, con l'audio disattivato mi entri. Dai. Così non neanche ci senti, birbone. Sarà sicuramente, non sarà mai un tuo fan. Sicuramente è qualcuno che ti segue da ieri, birbone. Regà, sono emozionatissimo, ve lo posso dire? Ce l'ha già detto. Hai anche una domanda per noi? Certamente, ho una domanda per Marra. Scherzo, per Flame. Se Marra ti proponesse, Marra c'è sempre, se Marra ti proponesse di fare un porno con lui, cosa gli risponderesti? No. Perché? Non so. No, no, sto dicendo a Flame. Perché? Infatti, cazzi tua, io sto rispondendo a lui, mica sto parlando di te. Mo, c'ho la curiosità. No, e poi te la tieni. Dai, sì, dai, era una curiosità. Ma perché no? Ma cioè, qual è la mia ragazza? Saresti d'accordo se io faccio un porno con Marra? No. No. Perché? Ma non è neanche rispettoso, dai, ma che è? Come? È una cosa, non è un mestiere come un altro. Mi piace pensare che lo vedo solo io in quel modo, punto. E certe cose le faccio da sola con lui. Ma pure se lei facesse un porno, sarebbe per me una tragedia. Ma magari potrà farlo, cioè, se eventualmente se ero single, perché no? Capito? Se ero single... Non ho nulla contro i porno. Se ero single, stava già online. Dimmi, la domanda per me, vai. Simone, quali sono i tuoi progetti futuri musicali? Ora sto provando con i Futurio, stiamo completando la scaletta e faremo un concerto nella tua città. Va bene, vi adoro. Ok, ciao. Bella. Ciao. Andrea Sid c'è, comunque. Ok, ci sta Andrea Sid. Andrea Sid, prego. C'è Marra che è preoccupatissimo. Andrea Sid, vai. Andrea. Oh, ciao ragazzi. Ti posso fare una domanda io a te? Perché hai il VIP? Tu chi sei? Allora, mi nomino VIP Dudubi perché il mio nome, il nick Sid, proviene da Final Fantasy 8 e sicuramente anche lui. Ci fa piacere! Hai una domanda? Sicuro! Grande! Sì, allora, la domanda era una piccola critica alle live gestite dal Dudubi. Ecco. Allora, succede certe volte che durante... Guarda che faccia! No, non preoccupare! Non se l'aspettava! Vai! Facciamo. Allora, ci sono delle volte in cui l'andamento della live, a causa di Simone, risulta un pochino tirata in antipatia, diciamo così. Cosa? Perché non ho capito. Difficilmente riesce a sostenere anche le opinioni della chat, diventi scontroso. Ora non so se è per tenere il personaggio o perché veramente sei difficile... Sei una persona complicata con cui discutere. Io mi ricordo ancora le due live. Ma questa è una domanda molto intelligente. Sì, qua. Sì. Fallo finire. Io mi ricordo, faccio un esempio: le due live sul lavoro, sulla retribuzione delle donne. Madonna, veramente non c'era verso di riuscire a discutere. Eri davvero di fuoco, altro che Flame. Tu stavi prendendo fuoco. Ah, non c'era quella dove diceva i punti tra le parentesi quadrate, quella roba là. E fonti. Qua live lì, e fonti. Allora, sì, il fatto è che non sono ancora abituato a dibattere di temi così importanti e di cui so così poco, in realtà, come politica ed economia. Quindi sì, è difficile discutere con me, soprattutto se mi sento insicuro di qualcosa. Cioè, io comunque avevo... sono ancora... Cioè, sono di quell'opinione, ovviamente, non è che dico cose che non penso... Però non riuscivo in quel momento. Giustamente, tu puoi avere la tua opinione. Volevo di una le cosa. Le opinioni diverse erano difficili da esprimere. Ma mi fai rispondere! No, non è sacra! Allora, sì. Vedi, io se devo fare un discorso, ok? Devo pure pensare a quello che dovrò dire, quello che sto dicendo e... In quelle circostanze, soprattutto se è un discorso, ripeto, che parla di economia e così, quando mi si distrae, tipo la chat che mi contraddice con tre cose diverse, magari uno mi dà ragione e tre mi contraddicono, vado in tilt e divento scontroso. Me l'ha detto anche la mia ragazza,
che sì, anche con lei ho avuto dei problemi. Abbiamo... E c'era anche lei in live la prima volta. Abbiamo scazzato anche per questo e sto lavorando, sì, come qualsiasi persona che mira al miglioramento di sé. Certo. Ci sto lavorando. Bravo. E per cuoricini, me una domanda per scomoda per me? No, diciamo allora, a me dà fastidio leggere in chat che certe volte sminuiscono la tua presenza, invece secondo me sei quello che mi fa più ridere, perché le live quando ci sei tu da solo sono a tema Flame al 100%. E a me mi fai ridere. Ma ci sta, ma guarda, io in... critiche su di te, boh, sinceramente, no. Qualcuno direbbe che la pensi diversamente, opinione sua, io sinceramente... A livello personale di tutti e tre nulla da dire, ognuno ha la sua personalità, a me va bene così. Sai qual è la differenza, zii? Che te mi sembri forse pure Simone deve, grande, deve fare più musica. Quando inizia a fare le live, cioè nelle live fa musica, è un grande, cioè veramente intrattenitivo. È ciò, per cui, è ciò per cui sono venuto al mondo. Sai che Andrea, che io ti vedo pure abbastanza sveglio, no? Quindi tu... A differenza di altri, riesci a capire quando io sono serio e quando faccio il personaggio, no? Altri ci no. Mancherebbe altro. Altri no. E si triggerano. Poi il fatto che mi sminuiscono ci sta. Comunque, io devi capire che in 3 anni su YouTube ho ricevuto una marea di offese, una marea di commenti contro, come ho ricevuto una marea di commenti pro. Quindi questa è la normalità. Non si può piacere a tutti. Io starò male con me stesso quando riconoscerò da me e riconosceranno le persone a me vicine che ho dei problemi sul lavoro e che sto facendo male qualcosa. Fino a quel momento, se io mi sento in pace con me stesso, che so che sto facendo un bel lavoro, che gli altri mi vicino a me e mi fanno i complimenti per il lavoro che faccio e che il lavoro soprattutto va bene, sti cazzi. Che me ne frega dei commenti contro. Siamo nel web in fondo, no? Quindi insomma. Sì. Tu dubbi con no, ma che poi ognuno, tutti e tre avete dei difetti, ma se uno riesce a convivere, a sentire anche i difetti, ma tenendo un quieto vivere nelle live, tutto a posto. E comunque ciao Anna che non ti ho salutato. Ciao Andrea. Ciao Sid, alla prossima, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Eccolo. Tu dubbi con io. Allora ascoltatemi, ho una domanda molto interessante. Prima di tutto voglio fare una premessa. Non penso che Tutubi sia un coglione. Volevo solo attirare l'attenzione e entrare in sala d'attesa dato che ci sto da 30 minuti. Bravo, hai fatto bene, bravo. Ok, ho due domande, ma la principale è sì. Uno youtuber sul canale deve essere offerto in sacrificio. Vuol dire che deve morire per forza. Uno a caso, cioè no a caso. Voi avete totale arbitrio sulla scelta di esso, cioè se uno youtuber deve morire per forza, chi offrireste in sacrificio? Ma de noi no. Tre? No, in generale su tutta la piattaforma, youtuber, cioè YouTube Italia. Attenzione però. Beh, è una domanda orribile, no, cioè no. Noi diciamo lo so, il canale allora, da uccidere, non la persona. Allora, ragazzi, è una domanda un po' di pessimo gusto, me ne rendo conto, facciamo il canale da eliminare. Esatto. Mettiamola così perché magari è una domanda un po' brutta. No, perché qua i querele volano come sì, lo so, scusate. Canale da eliminare. Io eliminerei. Non potete dire già Stremo, ragazzi. Anche perché sarebbe troppo facile. Non l'avevo minimamente pensato. Canale da eliminare. Io eliminerei quello di Zeb. Visto che continua a monetizzare sia i suoi video, come è giusto che sia, però sputa sulla piattaforma, però ha provato a monetizzare anche i video che io ho fatto su di lui. Quindi la butto così. Il primo che mi è venuto in mente, Zeb, il più attaccato ai soldi e il più ipocrita che esiste su questa piattaforma, visto che punta il dito su chi flamma quando lui ha flammato per 15 anni. Vabbè, però adesso non conviene più flammare e non lo fa, ed è giusto, ma non rompere il cazzo a chi è simile a te, perché Zeb è un flamer, quindi non rompere il cazzo se qualcuno parla di te, perché tu puoi parlare di tutti come hai sempre parlato di tutti, quindi vaffanculo. Mandategli questa clip che mi fate pure un favore. Sono d'accordo, vai. Okay. Prossima domanda. Un'altra domanda. Allora, che succederebbe se o in una live IRL o in una live, per esempio, qua su Discord, magari entra uno e dice la F-word, la parola con la F,
vabbè, frontman. Bembe. O in una live IRL qualcuno viene e la dice così, magari il Romix. Ma ci sono, cioè, non c'è nessun tipo di problema se noi ci dissociamo. Il problema è quando parte da noi o da qualcuno che comunque fa parte del nostro canale. Tipo, se entra Moccane Pazzo e la dice, è un conto. Ricordiamo comunque, se la dici tu è un altro. Capisci? Ricordiamo comunque che siamo stati bannati per una clip vecchia di mesi. Noi ormai, lo so. Noi ormai, cioè, anche se qualcuno lo dice, se ci scappa. Tipo, sta live finisce. Va su YouTube. Va su YouTube e su Twitch non ci sarà più. Le live, quindi, quelle ormai più scomode, ormai, per tutelarci, le leviamo. Le leviamo, cioè, le mettiamo su YouTube, le leviamo da Twitch per tutelarci. E non vi lamentate che non potete vederle, perché se ci bandano non le vedete proprio più. Nessuna. Quindi, ci tuteliamo in questo modo e niente. C'era il Dudubbi che giustamente ce l'ha da fare, vola fa solamente mezz'ora, stiamo a un'ora e dieci di live, è volata, però, sì, bellissima live. Sono le live, ragazzi, più divertenti. Grazie Dudubbi coglione. Grazie mille Dudubbi coglione. Vi distruggo, no, subito. No, è l'ultimo, però. L'ultimo, vai. Vi distruggo. Oh. Oh. È ancora sto paperino. No. Ma vattene a fanculo. Paperino. Chi era? Vediamo un po'. Axel. Ragazzi, è una domanda per voi. Chi cazzo è? Gabriele, che è? Ah, Gabriele. Che c'è, Gabriele? Ma voi ci siete nel gruppo Telegram del Cerbero Podcast? Certo. Tutti i ragazzi, chiocciola Cerbero Group. Non mancate. Tutti i ragazzi, chiocciola. Bravo, collego. Ceci può mutare la live, se no si sente l'eco. Ci può ascoltare benissimo da Discord. È presente o la sto per buttare fuori, eh? C'è Ceci Fagioli. Ceci. Ciao. Fagioli. Devi mutare la live, leva il volume della live. Devi mutare la live, leva il volume. Sì, scusa, sono handicappata col computer. Allora, ma tranquillo, farvi una domanda. No, succede. Volevo niente, chiedervi, signorina, qual è il più difficile da quello che lei ha dovete detto. Accettare uno dell'altro, considerando anche Marra. Non ho capito la domanda. Visto che dovete lavorare insieme, ci saranno dei difetti? La domanda sarebbe, qual è la domanda? Dell'ho dedotta, perché i difetti parlava. Può ripetere la domanda, mi scusi, perché c'era tutto un casino. Ceci? Cecio? Ceci? Figa. Può ripetere la domanda, per favore? Ceci? C'è? Panico. Ceci? Puoi ripetere? Sono veramente handicappata con questo coso, raga. Io non mi sento. Io mi dissocio da quello, quindi, che lei ha appena detto. Puoi ripetere la domanda? Niente. È inutile che vi vedo che parlate, ma non sento niente. Ripeti la domanda. Riattivo l'audio della di Twitch, c'è cioè il coso. Riattivo l'audio della ripeti la di domanda. Twitch, c'è il coso. Riattivo l'audio mette la live per senti quello. Beh, raga, cambiate persona. No, ripeti la domanda. Ripeti la domanda! Ceci, ripeta la domanda. Non è difficile, deve solo ripetere quello che ha detto prima. Se l'ha detto, non penso sarà un problema per lei. Lo so, Ceci, è in grado? Ma lei è in grado o no? È in grado di vivere, lei. Deve solo parlare, non credo ci siano delle difficoltà. Ma perché non può attivare l'audio di Discord? Perché non lo sa fare. Ma ce l'ha attivato? Dai, si è capita qual era la domanda. Rivedi la domanda. No, non è uscita. Mettiamo un'ultima persona. Devoto a Padre Pio subito. Ma tanto è sempre lo stesso. Pronto? Regà, mi sentite? Sempre lo stesso. Mi sentite? Sì, dica. Oh, Tutubo. Allora, porco Dio, ve volevo dire, ma secondo te la tua carriera da musicista è fallita? No, non è nemmeno iniziata.
E mai inizierà, secondo me. Dai, mo, finito quello che doveva dire. Questa è una tua opinione, vattene a fanculo. Ciao, andatevene a fanculo, pezzi di merda. Vai, che fai, offendi i moderatori. Sto buttando tutti dentro il gruppo dei moderatori. Vediamo un po'. Ragazzi, questa qui è la cattiveria gratuita. Ruben Diamante. Mi chiede David Rubino. Ruben Diamante. Ecco, non sono Rubino. Vai, capite, fermate Rubino. Fammi dare la live. Tecnico del muti, dei coglioni. Muti questa cazzo di live. Non sono Rubino. Io adesso non vi sento, quindi sentitemi voi. Allora, se su un guadagno facciamo così, immaginario di 1000 euro al mese di Twitch, come pensate che debbano o possano essere distribuiti più equamente in percentuale, quindi su 100, chi dovrebbe prendere quanto di voi tre in base all'impegno e a quanto fa, insomma, chi dovrebbe rimanere senza una lira e chi dovrebbe prendere secondo la maggioranza, me, per 100% Rubino. 100% a Rubino? Sì. Vabbè, questa è la risposta di Simone. Tu? Io do la risposta fattuale. 33,3 periodico. Ah, vabbè, vai sulla matematica. No, 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 qua volevo una domanda scomoda. Cioè, distribuirei così in ogni caso. Come è stato messo fin dall'inizio? Noi siamo i tre. Oh. Allora, quindi non c'è nessuno che... no, perché giustamente ci sta, però io non posso parlare con questo ego anche disgustoso, quindi fuori dai coglioni. Allora, supponiamo che Dudubbi si meriti di più di me, ok? Che Dudubbi deve prendere più soldi in un progetto che è nato in tre? No, non sarebbe giusto. Come non sarebbe stato giusto se il progetto doveva nascere, che ne so, Dudubbi prendeva... che ne so, il 40, come che io avessi dovuto prendere tipo, che ne so, il 60%, allora, tu il 30 e Marra il 10 perché aveva due gatti come, allora, come ma su una cosa, lui è partito con 600.000 iscritti, io con 300.000 e Marra con 2.000 iscritti. Secondo voi facciamo un progetto, ora mo facciamo in base agli iscritti, così cioè Marra si prende il 3% e lui se prende il 50. No, siamo partiti fin da subito con un terzo. Il progetto è in tre e si è partito con un terzo, a prescindere dai numeri, perché bisogna essere un gruppo. Si è gruppo, si è compatti e si lavora bene insieme. Punto. Punto. Poi al di là dei meme, che ormai sono pure simpatici, 33 è nato e 33 sempre sarà. Punto. Così è nata l'idea, ma l'idea era così ancora prima del Cerbero, da quando dovevamo farlo di noi due con Rubino, perché l'idea doveva essere nata così. Io sono sempre stato per il far gruppo, io l'ho sempre voluto fare fin dal 2018, che sul canale mio stavamo sempre in tre, perché parliamoci chiaro, la cosa del trio è nata sul canale mio, che sul canale tuo tutti e tre saremmo stati duorte. Perché a me mi piace proprio la cosa del far gruppo. Io non avrei mai pensato di far Twitch da sola. A me dal giorno 1 che ho pensato di far Twitch, io ho pensato di far gruppo. Ma perché in gruppo si vince. Il Cerbero è stata la prova, porco Dio. Perché io da solo non avrei potuto fare una caccola di quello che abbiamo fatto in tre. Tu avresti potuto fare uguale da solo. No. Il gruppo vince, il gruppo deve essere equo, equo. A me stanno sul cazzo quelli che fanno i gruppi con quello deve prendere di più perché quello ha più numeri, ma i numeri ti ci pulisci il culo, pezzi di merda. Bisogna lavorare bene, in maniera equa, tavola rotonda. Io per quanto mi riguarda, quello che infatti stiamo lavorando bene. Per quanto mi riguarda, quello che so fare lo dono al progetto. La sigla, le cose che so fare a livello tecnico a casa, tutti i microfoni che vedete, il mixer che sta a casa, tutto l'audio di casa mia, insomma, è un buon audio, spero, no? Una cosa che ho curato io, tutto con il mio computer, è tutto mio. Io metto quello che so fare, Marra mette quello che sa fare lui, che è l'arte oratoria, e il suo personaggio e quant'altro, le sue conoscenze, chi le mette in dubbio.
ognuno mette quello che... Cioè, infatti sta funzionando così bene perché siamo compatti, uniti e siamo una cazzo di squadra. Prendiamo, prendiamo tutti un terzo dal giorno 1 e sarà un terzo per sempre. È alla romana. Da tre romani non ci si dovrebbe... Il Flame che cosa mette? Scrive. Cosa metti? Io rispondiamo a questa domanda. Il Flame che vedi, il Flame che mette, perché ogni volta... No, perché l'unica volta che avevo detto sta cosa è Flame layout. Per esempio, là mi triggerai in una maniera di suonare. Bisogna dire per filo e per segno che cosa mette uno e che cosa mette l'altro. Flame, che ha messo Flame? Flame ha messo le idee. Il Cerbero, se n'era per Flame, non sarebbe mai nato. Che vogliamo opporci a questo? No, vabbè, una cazzata, cosa dici? Pure Mazza. Io... Tu non nemmeno sapevi cosa fosse un podcast. Infatti tu c'hai avuto l'idea del podcast, ma tu volevi fare un canale Twitch. Io ho detto facciamo un podcast. Sì. Però per dire, pure le idee, quelle più semplici, di aprire un canale YouTube per rimettere l'upload, di mettere Instagram, di fare determinati format, di gestire in un certo modo. Ognuno ci ha messo il proprio. Cioè, io... il marketing, alla fine, le cose gestionali... penso di essere quello, diciamo, un po' sta Marra che sta a trollare, esco dal cielo. Sì. Ma vai sotto a un ponte, vai. Ognuno ci mette il proprio, cioè non è che io ogni volta che ho un'idea devo dire che ce l'ho avuta io. Infatti questo è stato un motivo di discussione molto spesso. Vabbè, perché ma magari... anche tu la tua stessa attrezzatura, altrimenti non potresti parlarne ora. Beh, come Simone ha messo l'attrezzatura, ce l'ho messa pure io, perché uso quello che sta qua dentro, non è che... Non è che ho pagato i soldi altrui, sono è tutto 100% mio. Completamente diverse. Poi comunque penso che quando ho fatto le live da solo, che ho messo nel progetto, che ho messo? La della mia arte. Le live da solo chi le fa? Sto cazzo, ci sto io. Le live in tre chi le fa? Siamo in tre, due dubbi, quello e quell'altro. Quindi vaffanculo ai pezzi di merda che dicono e Flame che fa. Venite a Roma e venite al posto mio per un giorno, voglio vedere che fate voi, che fate di tipo il gallo. No, greve, sì. Beh, per dire. Greve. Beh, greve, è fattuale. No, guarda che non è voi potete dire su Dexter e no, posso dire che il gallo. Cosa? C'è una differenza sostanziale, provate, che diremo dopo. Provate a fare quello che faccio io. Tipo come diceva oggi quel coglione che sta nel gruppo che non faccio neanche il nome. Ma Flame... Porco Dio, stai su YouTube da 8 anni, c'hai 2 follower. Credete che io, a differenza tua, qualcosa sono riuscito a fare. Ragazzi, grazie di aver visto questa live. Questo format è un taglio. Almeno una volta a settimana dovremmo farlo. Scusate. Chi l'ha avuta l'idea di fare questo format? L'ha fatto prima noi. Non l'ha nemmeno vista. No, l'ha fatto lui. L'abbiamo fatto prima noi. Meno male che prima noi. L'ho fatto 8 mesi fa della prima volta. Non è possibile. Ragazzi, chi ha fatto per primo le live Discord? No. Per dire, ma molti format che non mi è venuta idea a me, per dire. Ma ognuno ci mette il proprio. Flame. Rubino. Ho fatta io, sì, le prime live su Discord. Sì, ma poi dietro Discord ci sei stato tu. Mi ricordo era proprio Gabriele che ti chiamava, faceva mi trovavo io. Sì, vabbè, ma era per dire. Ma io non sto da contro te, io sto da contro i coglioni, Flame che fa, Flame che non fa. Chi ve l'ha detto di usare Discord? Chi ve l'ha detto, cortesia. Grazie ragazzi, questa live, ci vediamo domani. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.